La prevenzione è importante perché molto spesso le persone ricordano di andare dal dentista quando il danno è già fatto, cioè già in presenza di una carie o della degenerazione di un'infiammazione gengivale. In realtà questi problemi sono gli effetti di un processo che è partito precedentemente a causa della poca attenzione o della scarsa consapevolezza riguardo i temi dell'igiene orale e dell'igiene alimentare. Per questi motivi è fondamentale conoscere le regole base della prevenzione. Le regole della prevenzione sono poche e semplici. Innanzitutto, la costanza nel lavarsi i denti, non solo le 3 volte canoniche dopo i pasti, ma ogni qualvolta si è mangiato, soprattutto se si tratta di cibi particolarmente zuccherati. In secondo luogo, è fondamentale utilizzare la corretta tecnica di spazzolamento. Noi istruiamo i nostri pazienti circa l'utilizzo dei 2 mezzi principali di spazzolamento, che sono lo spazzolino manuale e quello elettrico. Molto spesso mi chiedono qual è lo spazzolino più consigliato. Lo spazzolino che secondo gli studi scientifici più accreditati risulta essere il più efficace nella rimozione della placca è lo spazzolino elettrico 3D a testina tonda, cioè lo spazzolino che utilizza 3 movimenti simultanei di rotazione, oscillazione e pulsazione. Anche con lo spazzolino manuale si possono ottenere ottimi risultati nella rimozione della placca. In questo caso è importante sceglierne uno con setole medie ed imparare la corretta tecnica. Ad ogni modo, per essere tranquilli e sereni, è opportuno effettuare una visita periodica dal proprio dentista o igienista di fiducia almeno ogni 6 mesi.